Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Voglio pubblicare attraverso la mia registrazione radio web e sui miei canali di YouTube l'ultima denuncia che ho portato ad ottobre 2015 alla Procura della Repubblica di Roma. Voglio far capire alle vittime del controllo neurale, alle cavie che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani, che noi non siamo dei criminali, noi siamo delle cavie umane che su di noi attestano satelliti spia, armi ad energie dirette, elettroencefalografi, transcranici satellitari per cambiare le nostre frequenze fisiologiche e per modificare la nostra mappatura cerebrale. In questi giorni mi stanno creando delle anomalie per il fatto che io sto effettuando molte registrazioni testimonianza sulla mia radio web e che molte persone mi stanno contattando per testimoniare tutti gli attacchi, gli abusi, le manipolazioni e le sperimentazioni che gli vengono fatte addosso attraverso le alte tecnologie, attraverso i satelliti di spia, attraverso le armi ad energie dirette per il controllo della mente a distanza. Adesso leggo la denuncia che ho portato a ottobre 2015. Io sottoscritto, eccetera, eccetera, nato, eccetera, eccetera, residente in via, e dovete mettere i numeri del telefono, che è una cosa molto importante questa. Dopo un fermo anomalo dei carabinieri di Roma, avvenuto il 10 febbraio del 2001, dopo 2 giorni dall'accaduto, sono stato collegato alle alte tecnologie, o satelliti spia, in collegamento transcranico EEG GPS, che vede la mia locazione GPS in tempo reale e vede le mie frequenze neurali e fisiologiche attraverso monitor remoti situati dentro centrali operative speciali oppure centrali operative segrete e sulle auto dei reparti speciali radiomobili quando sono inoperativo. E il mio corpo viene visto attraverso un radar ad scansione sintetica satellitare in telecamera olografica 3D, con sistema di spionaggio militare segreto che stanno attestando sul mio corpo o nel mio cervello, con una tecnologia militare segreta che crea ipnosi, narcolessia con gravi destabilizzazioni delle frequenze fisiologiche, creando dipendenza simulata per far perdere la mia credibilità, con anomale, gravi patologie simulate e con lavaggi del cervello continui in telepatia sintetica EEG, SAT e GPS. Ovviamente stiamo parlando di una tecnologia che effettua una scansione sintetica del nostro corpo attraverso una decodificazione in scanner radar GPS che opera attraverso multitelecamere in 3D per effettuare il nostro avatar. E specifico sotto che tipo di tecnologie vengono utilizzate, attestate e collaudate su di noi cavie umane. Le telecamere georadar sintetiche satellitari lavorano con 5 tipi di scansioni sintetiche. La prima, sistema di risonanza magnetica satellitare con locazione o localizzazione GPS. La seconda, sistema ad particelle di luce, fotoni oppure laser, con visione ad contrasto. Vedono un negativo del mio corpo e del mio appartamento dal satellite spia. La terza, visione sintetica con frequenza millimetrica come un body scanner satellitare. La quarta, uno scanner ad microonde con visione olografica 3D ad focalizzazione simultanea. E tutto questo per vedere il mio corpo attraverso i muri di casa con un sistema di localizzazione GPS militare segreto in tempo reale e un elettroencefalografo transcranico satellitare per mappare le mie frequenze neurali. Sono pedinamenti oppure spionaggio satellitare a tracciatura o a visione sintetica con microonde satellitari ambientali laser ad onda convogliata che vede e sente il mio corpo fino a 100 metri sottoterra oppure esperimenti su cavie umane? La quinta tecnologia che viene utilizzata è telecamera ad contrasto termico, così possono manipolare le temperature del corpo e dell'ambiente circostante con microonde per creare perdita della concentrazione e destabilizzazione della cavia che deve sembrare un pazzo o una pazza malata di mente schizofrenica.
Dopo 5.470 giorni, credo che sia un esperimento militare segreto per il controllo e il collaudo di alte tecnologie satellitari attraverso agenzie segrete sovraistituzionali e che spino anche le forze dell'ordine, la magistratura, per manipolare le indagini e per occultare e coprire dei reati molto gravi contro lo Stato italiano e contro le forze dell'ordine oneste e contro la magistratura incorruttibile e che coprano con questi sistemi molti criminali affiliati al sistema corrotto e deviato per favorire appalti per la compravendita e il collaudo di satelliti spia. Allego la mia prima denuncia che feci 2 mesi dopo il fermo dei carabinieri. Nel 2001, ovviamente, io non dico che siano i carabinieri a fare questo tipo di sperimentazione e collaudo, ma agenzie deviate che operano al di sopra delle istituzioni e al di sopra della magistratura e al di sopra dei reparti operativi dei servizi segreti o del controspionaggio. Loro mi dissero in comunicazione telepatica di servizio che li chiamano i colletti bianchi borghesi o medici mercenari che operano per l'attestazione e il collaudo di tecnologie militari che vengono vendute a tutte le forze armate di tutto il mondo. Un saluto amici da Emiliano Babilonia. Se volete testimoniare sulla mia radio web, vittime del controllo neurale, @gmail.com. Voglio ricordare la mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker e poi Angeli Custodi. MK Ultra Italia, che è la seconda radio che tengo come supporto per eventuali altre comunicazioni per le cavie umane, per le vittime del controllo neurale. Un saluto a tutti, amici da Emiliano Babilonia.